è materialismo con le spalle al muro. Beh, navigando nel mare sterminato del web ho trovato un bellissimo articolo su un grande filosofo greco, Democrito di Abdera, che è considerato il padre del materialismo. Poi si rifà a Democrito di Abdera anche Tito Lucrezio Caro nel suo De Rerum Natura, e si rifà a Democrito di Abdera anche il grande biologo francese premio Nobel Jacques Monod, perché Jacques Monod scrisse negli anni 70-80 un saggio intitolato Le hasard et la nécessité, e io lo lessi, Jacques Monod, premio Nobel, Le hasard et la nécessité, cioè il caso della necessità, che si rifà al grande filosofo greco Democrito di Abdera, il quale appunto diceva: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Attenzione, Democrito di Abdera è considerato il padre del materialismo, e la sua frase fondamentale è la seguente: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Allora, i materialisti sono sempre stati tutti felici e contenti per il fatto che il grande Democrito di Abdera, che era odiato da Platone, era odiato da Platone, Democrito di Abdera, e quando Democrito di Abdera morì, perché erano coevi, Platone non ci andò al funerale, perché Platone era un idealista, un spiritualista, Platone, e invece Democrito era un materialista. Allora, i materialisti, coloro che privilegiano la materia nei confronti dello spirito, sono sempre tutti felici e contenti, perché appunto Democrito di Abdera disse: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso della necessità. E però c'è una piccola considerazione da fare, perché Democrito di Abdera non ha detto che l'universo è frutto del caso della necessità. Sono piccole cose. Democrito di Abdera non ha detto che l'universo è frutto del caso e della necessità. Democrito di Abdera ha detto: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Cioè, prima del caso e della necessità c'è stato l'universo. E dentro l'universo poi che si muovono il caso e la necessità, ma l'universo sta prima, capito? Mi capite, vero? Sapete cosa diceva Gesù, vero? Chi ha orecchie per intendere, intenda. Io sono un filosofo stoico e anche cinico, gli stoici definivano la divinità logos spermaticos, la ragione creatrice. E Democrito di Abdera non ha mai detto: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Non ha mica detto Democrito di Abdera: l'universo è frutto del caso e della necessità. Allora, prima del caso e della necessità c'è l'universo infinito ed eterno, e noi dobbiamo fare i conti con l'universo infinito ed eterno che esiste prima del caso e della necessità. Per cui, concludendo, possiamo dire col grande un filosofo delle particelle, della fisica quantistica, Max Planck, possiamo dire con lui: l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo, perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero, capito? Il materialismo con le spalle al muro, cari amici, il materialismo te lo metto con le spalle al muro, capito? Con le spalle al muro. Ok, cari amici, chi ha orecchie per intendere, intenda. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.